Togliti, Black togliti il mio Max. Baby, this is what she came for. Lightning strikes every time she moves. Buongiorno. Chietto, Sartella, guarda come si rotola. Ehi! Appena si sveglia facciamo mettere il naso sul nostro letto a giocare, ci fa le pese, si mangia i nostri calzini. Bella mamma, bella! E lei così ci piace? Bella. Così ci piace, va. Guarda come ci piace. Lario Flaro! Lario Flaro! Il barattolo è più grande della sua testa. Tutta in bocca! Buongiorno! Outfit del giorno! Questo vestitino troppo troppo carino! Lo adoro! Ti piace? Eccoli! Eccoli, gli amorini! E mi amorini, amore, ti piace questo vestitino? Amore, e ti Vlogmax, 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 no, Vlogmax, allora sei contento che oggi stiamo facendo questo vlog? Ma perché mi tocchi la mutandina? Ah, stai zitto, non si smettila di fare le cose strane. Allora, oggi io e Max, comunque mi sono fatta liscia, volevo dire questa cosa, mi sono fatta liscia e c'ho questo look molto da teenager, con i capelli lisci, lo smalto naturale, vedete che beh, ogni tanto mi piace lo smalto chiaro. Comunque, ti piaccio liscia, mu? Liscia. Ti piaccio liscia? No, veramente, ti piaccio? No, non dice la verità. Sono meglio. Comunque, il mio ragazzo mi fa mai complimenti quando mi faccio i capelli. Va bene. Comunque, trascendo questo, adesso io e Max dobbiamo fare dei video oggi assieme. Dobbiamo registrare in particolare un video troppo troppo bello. Anzi, due dobbiamo fare. Dobbiamo fare due video oggi io e Max. Andate dietro come contrariato. Non cosa. Fare. No, a me non mi importa. Devi fare i video con me, capito? Te lo taccino. Gira, ti picchia, faccio le visualizzazioni, ti picchia, sì. Yeah, facciamo sti video, guarda lei, guarda che adesso io lo picchio, io lo picchio, guarda che quanti peli che perde sto cane, non è un cane, è un non lo so cosa, lo picchio, lo picchio, lo picchio, ah, cattivo, cattivo, sei andato là, hai fatto quello che ti ho detto, come fa? Hai fatto quello che ti ho detto. Ora ti picchio, guarda come se lo lecca, se lo protegge, così. Vero? Sì, questa è la casa di Gesù, non ci nega. Ma non quando andiamo. Sto cucinando, amo. Per te. Amo mio. Allora, sto cucinando. Amo una pasta a pomodorino, però proteica. Oh non amo, ma perché? Non devi fare le palpatine, guarda che si ma capisce. Ma non faccio niente, guarda, le mani sono qua. Dai, smettila. Comunque, lo fa vedere, con questi bellissimi pomodorini ho deciso di fare un sughetto troppo troppo buono. Adesso ve lo faccio vedere sulla pasta, un primo piatto completo, diciamo, praticamente primo e secondo. Adesso vi faccio vedere. Guardate che invitante questa pasta, una pasta speciale che ho fatto io con il pollo. È troppo buona. Amori,
chi c'è? Lei mi guarda sempre, si accorgeva a guardare a mamma. Che amo. Maru, mangia e fanne salute. Sono invitanti, sono troppo invitanti. Se magari non te li porti addosso, ce la puoi fare, Max. Max, Max. Ah, ci vuole pure un po' di formaggio, solo che noi abbiamo solo questa scorza. Dobbiamo andare a fare la spesa, è finito. Uffa. Questi sono i miei. Io ci ho aggiunto anche i funghi e un piattone. Io l'ho fatti con gli spaghetti perché Max li voleva con i rigatoni e quindi io ho fatto a lui i rigatoni, a me i spaghetti integrali. Yummy. Come suamo? Buono, ma il vlog a bolognese. Oh, ho fatto un complimento, ma è una chiovra. Pare un vlog a bolognese. E in effetti sì, perché alla fine è soltanto come se fosse tipo una bolognese, però col pollo. Più healthy, ovviamente, carità. Healthy. Io me... ciao, addio. È troppo buona, ragazzi. Vi devo fare assolutamente il video. Una ricetta spettacolosa. Vi volevo far vedere queste cose che ho comprato qualche giorno fa con mia sorella da Brico, se non erro, se me lo mandate. Comunque troppo carine. Guardate, praticamente sono delle tazze che con questi coperchetti, che poi dentro ci va la cannuccia, non è uscita, quindi la dobbiamo comprare, cioè la dobbiamo mettere a parte. Lei ovviamente l'ha preso viola e io l'ho preso rosa, e adesso mi invento anche qualche codina da fare, qualche nuova ricettina per metterci dentro, sana, e ve la proporrò come al solito sul mio secondo canale. E qua queste tazzine sono troppo carine, espresso scritto, sono shabby, carinissime. E poi infine ho comprato questo qua che è troppo carino, la chicca, praticamente ve lo faccio vedere. Guardate, è una alzatina si chiama, non è troppo carino, cioè praticamente qua è così, e poi sopra porta questo qua di vetro, e qua si mettono tipo, non so, i biscottini, un tortino, un dolcetto. È troppo carino e shabby, io già avevo questo qua, sono bellissimi. Questo è un po' più piccolo. E poi questa tazza, che è troppo bella, anche questa è shabby, però questa qua non è mia, ma è di mia sorella, bella col cuore, e lei l'ha presa per metterci le cose, le sue colazioni, le cose. Poi se la seguite su Instagram, sul secondo canale, vedrete. Adoro, che belle, viva lo shabby chic. Ti piace, amo? E ti fa la geisha. Sono la tua geisha. Poi l'ho preso l'olio, il mio olio per i massaggi, perché devo fare un massaggio a Max che praticamente sta morendo, gli fa male la schiena. Comunque mi sono messa sto coso, è troppo carino. L'ho comprato al Festival dell'Oriente, avevo fatto pure qualche snap e qualche Instagram story per chi mi segue su Instagram e su Snapchat. Comunque troppo carino, ragazzi, praticamente lo c'è da lontano, è tipo così. Ed è, io lo uso tipo come camiciola, insomma, così. E quando l'ho comprato, la cosa bella che Max, come mi ha visto, ha detto: ma che, mi sembri una geisha, vuoi essere la mia geisha? Non ci fate caso, i maschi sono tutti così, pensano sempre a cose strane nella loro mente e ha un unico senso. Amore, con il suo giochino, quindi bella, e tu ti sei messo qua, che luce bello. Poi ho anche i capelli lisci. Però veramente sembra il look di geisha. Guarda caso le coincidenze. Che già faccio? Siamo macchiato. Ma mi fa male, così scemo. Faccio, ragazzi, ma pure i vostri... Uè, stai zitta tu! Una casa di pazzi. Pure i vostri mariti, fidanzati, quando hanno qualcosa, anche per esempio vi fa male la luce del piede, iniziano a disperarsi come chissà cosa abbiano di mortale. Sarò la tua geisha adesso. Da fare un massaggio proprio agli occhi. Allora, ho letto, è finito, che... No, perché è quasi finito. Ce n'è poco a poco. Questo è l'olio per i dolori, per i massaggi, olio rilassante per i massaggi che usiamo noi. Infatti, dato che sta finendo, lo devo rifare. Se volete, mi piacerebbe farvi il video, perché è veramente semplice. Se lo volete, lasciatemi tanti like e vi faccio il video. Adesso tu li vuoi togliere? Togliti tu, dobbiamo fare il massaggio a bambino. Mettiamo l'olio. Ma deve essere caldo, allora. Sì, infatti, io... è gelato.
No, no, io per riscaldarlo lo poggio sul termosifone e quindi oppure lo scaldo leggerissimamente a bagnomaria, però poco, se no si deteriora e diventa, vabbè, comunque è caldo. E poi con le mani praticamente si riscalda ancora di più col calore delle mani. Insomma, il massaggio al mio amore. Ma dai, come sei saporito? Sei troppo buono. No, non ti leccare l'olio, dai. Ma da dove si è messa? Ma dove si è? Ma che fa qua sotto? Sì, mi mangio tutta la ricca. Dai, smettila. Ma te la morde proprio. Com'è croccante. Pupi, no. Dai. Mannaggia a te, mannaggia. Pronti per fare il video? Oddio, la cosa bella di questa casa, da questa finestra è scionta un sacco di sole. Perché hai messo quella coperta là? Per coprire il sole, che è bello perché è luminosissima, no, sta casa. Però quando dobbiamo fare i video, ho posizionato la videocamera qua, praticamente ci dà fastidio. Aia! Oddio, sono da sbattere la finestra. Comunque ci dà fastidio. E quindi Max, adesso così stai bene. E a me poi mi va negli occhi, però guarda, penso solo a lui. Mi sono messa il rossetto rosso che mi è andato sui denti. Amo, ti piace questo rossetto rosso? A Max piace molto il rossetto rosso. Comunque, questo è il mio look per questo video specialissimo. Abbiamo finito il video, è venuto davvero davvero bello, un video spettacolare, ragazzi, non potete perderlo veramente. Comunque poi vedrete, abbiamo combinato un macello con piccolo imprevisto, poi soprattutto imprevisto catastrofico. Amu, dove vai? Scendo, mi ha acchiappato a volo, guarda, altrimenti non me lo facevo neanche questa sofferenza. Ci vediamo dopo. Ciao ragazze. Io nel frattempo, sapete che faccio? Mi registro anche un altro video. Era amore, dove scappi a mamma? Ce ne va, babbo! Ciao, ciao babbo, non venire tardi! Nancy, vieni, ho preparato la merenda. Allora, ragazze, questo è un fantastico plum cake che è già la seconda volta che lo faccio perché lo sto perfezionando e quindi perché voglio avere una ricetta perfetta che poi ovviamente vi farò il video. Se lo volete il video, anzi, lasciatemi tanti like. Sì, ma io come lo mangio? C'è solo una paletta. Adesso ti do la cucchiarella. C'è una paletta. Comunque guarda, è super invitante, ovviamente al cioccolato. Ah, ok, allora sì, lo voglio. Un plum cake, Carletta style. E pure la tisana. Sì, la tisana, questa qua, gonfiore addominale, che è quella che abbiamo mostrato nell'ultimo video che abbiamo fatto di acquisti al supermercato. Ed è veramente veramente buona questa qua per la pancia piotta. Nel frattempo io mi sono vestita per la palestra, però c'ho ancora il rossetto che ho fatto il video, ma poi lo toglierò. Comunque volevo dire che è super soffice, è buonissimo ed è venuto ancora più buono dell'altra volta. Io sono proprio contenta. Sembra il panettone. Ti piace? Buono. E fu così che finì tutto. Cioè, questo se l'ha mangiato, tu guardate, è finito. E continua a dire: ma era troppo buono, devi fare il video, com'è buono. Troppo buono, sì, mamma. Con la scusa se l'ha mangiato tutto. Cioè, sto nella mia camera da letto, no? Tu mi fa vedere, guarda qua. Questa, sai che cos'è? Questa è una lucertolina. È un geco. Così si chiama, guarda com'è piccolo. Cioè, la macchina non riesce a mettere. Guarda, è piccolissima. È tipo così grande.
e ci perseguita. Cioè, questo qua è, sono mesi che io lo faccio vedere pure. Una fortuna. Sì, ho capito, ma a me mi fa schifo. Lo sai perché? Se me lo trovo, guarda qua, questo è il mio letto. Cioè, se stanotte questo mi sale sul letto, io che faccio? No. Mi cammina per dosso. Ma vale, stanno sempre sulle pareti sul soffitto. Comunque è carini. Guarda, ti giuro, sono tipo mesi che me lo sto crescendo. E praticamente una volta lo vedo sotto al letto, una volta sotto al divano. Addirittura mo è salito al piano di sopra, che prima stava giù, a me non giù. Mo la cosa che mi spaventa è sto fatto che ce l'ho in camera da letto. Quindi mo stanotte io non dormirò felice. Cioè, come faccio? Dai, veramente. Cioè, se tipo mentre dormo mi sento una cosa che mi cammina addosso. Pupi non se la mangia. Pupi ci giocava, ci voleva giocare. Infatti l'avevamo preso e l'avevamo spostato, che avevo paura che gli facesse male. Ma mo bello mio, si bello e caro, ma te ne devi andare, perché io non voglio che mi cammini addosso. Come state facendo da sto specchio? Stiamo guardando allo specchio. Siete bellissime, belle che siete, la mucegna. La mia scheda. Dalla faccia, tipo zombie, stiamo tipo morendo. Cioè, ho veramente le gambe tipo non mi reggono. Sto morendo su un bagno di sudore. Abbiamo fatto gambe oggi. A proposito, gambe e glutei. Fateci sapere se volete il video del nostro allenamento gambe per glutei da Paola. Cioè, io sulla mia scheda, non sto scherzando. Poi la prossima volta ve la faccio vedere che me l'ho posata. C'è scritto. Obiettivo glutei, no, culo, no, culo grande e sodo. Io invece ho scritto glutei all'insù, e cioè glutei all'insù, la freccia all'insù, vabbè, spettacolare. Adesso doccia e poi tanta pappa, vero Nancy? Yeah. Tanta. Comunque questa è la mia acqua, guardate, la piena prima di venire in palestra. Che vi dico sempre io, bere tanta acqua. Io adesso questa la finisco solo nell'allenamento in palestra, 2 litri. Yeah. Wow. Sei scema. Che glutei. Avete girato un attimo? No. Per glutei come Nancy. Mangiate tanto. Comunque vi fa vedere che ora è, guardate. Guardate che ora è, sono le 10:15. Quando mi dite che non avete tempo per andare in palestra, noi il tempo lo facciamo. Ma poi non è che abbiamo fatto 3 ore di palestra. No, un'ora. No, abbiamo fatto un'oretta. Però sì, siamo venute tardi perché comunque non abbiamo avuto tempo. Durante il giorno uno magari lavora, c'è altre cose da fare. Però anche la sera tardi noi veniamo sempre, perché se c'è questa passione per la salute, quindi il tempo si trova. E poi mi piace perché mi sfogo. Sì, ti senti bene, fa bene. Adesso mi sento tipo energica. Abbiamo mangiato, siamo messi un pochino sul divano. Adesso sono le ore 2 di notte. Io sto montando il vlog, appunto per farlo andare online domani. Max e Pupi già dormono. Vi volevo fare un salutino e ringraziare tantissimo per tutto l'affetto e il sostegno che mi state dando negli ultimi video. In particolare mi fa tanto piacere che vi sia piaciuta la mia ultima ricettina naturale, quella della maschera viso, che ho caricato proprio in questi giorni, e anche il tour della cabina armadio, finalmente è andato online e anche l'avete apprezzato tantissimo. Invece sul mio secondo canale abbiamo caricato il video, questo qua, delle scoperte imbarazzanti al supermercato proprio oggi. E questa ricettina fantastica qui sta troppo buona, e quindi vi ringraziamo io e Nancy, che tra l'altro poi ci state dando anche tanti consigli per come chiamare il nostro secondo canale, quindi vi ringraziamo tanto e speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciateci un bel like se vi è piaciuto. Io come al solito vi abbraccio fortissimo, sono distrutta ma devo completare l'editing. Buonanotte, ciao!